friggere le sfinci andiamo a realizzare la crema di ricotta con 500 g di ricotta di pecora, 50 g di gocce di cioccolato, 125 g di zucchero a velo, frutta candita, preferibilmente arancia candita, ciliegie candite e, se ce l'hai, anche granella di pistacchi. Ovviamente queste servono per la decorazione. Ed ecco le sfinci in tutto il loro splendore. Le ho guarnite con la ricotta, con le ciliegie e la frutta candita. Non sono bellissime? Intanto durante la frittura hai visto come sono ben cresciuti. Guarda che bella alveolatura. Ed adesso lo andiamo ad assaggiare. Ma prima voglio farti vedere la morbidezza. Non risultano unti, ma sono croccanti fuori e morbidi dentro, come devono essere appunto gli sfinci. Vado a prendere un po' di crema da qui, così lo provo, dato che è già rotto questo, spezzettato. Buonissimi, veramente eccezionali. Il mio consiglio è quello di provarli. Condividi anche la ricetta sui tuoi social se ti è piaciuta e mi raccomando, iscriviti.